Da tanto tempo meditavo di scrivere qualcosa sulle mie esperienze di guerra, ma mi ha sempre trattenuto una specie di pudore. Si è scritto tanto e così bene su questo argomento da autori illustri, Rigoni Stern, Levi, Vedeschi, solo per citarne tre fra tutti, e io mi sento piccolo e inadeguato al loro confronto. Perciò voglio subito chiarire che queste mie succinte memorie rappresentano soltanto i ricordi di un soldato semplice, la testimonianza di come un ragazzo ha vissuto vicende più grandi di lui. Incomprensibile allora, dolorose ancora. Non ho nessuna pretesa, né nessuna competenza per fare delle analisi storiche che competono agli studiosi, ai politici, ai sociologi. Posso solo dire che i 3 anni che vanno dal 42 al 45 sono stati per me così intensi di esperienze devastanti che il loro tempo si è dilatato per tutto il corso della mia lunga vita. Valerio Andreatta, detto Marco, nasce a Rasolo, in provincia di Treviso, nel 1922. Arruolato nel 1942, nello stesso anno viene inviato sul fronte del Don. È tra i pochi che riescono a sopravvivere alla ritirata dalla Russia, ma dopo l'8 settembre viene catturato dai tedeschi e internato in un campo di lavoro. Rientra in Italia nel giugno del 1945. A distanza di 60 anni, quelle esperienze non si sono ancora sedimentate, ma restano vive e presenti nella sua coscienza. L'attenzione e la confidenza di una della famiglia, Giuliana, hanno consentito a questo vissuto di diventare narrazione, dando voce ad uno dei tanti. Allora, con Marco abbiamo prodotto questo libretto che poi trovate lì, uno dei tanti, ed è praticamente la memoria della campagna di Russia, in particolare della ritirata di Russia, sapete quanto è stata tragica, sono 90.000 fra caduti, prigionieri, poi mutilati sui 220.000, tanto per dare un'idea di due cifre, non sto qui a soffermarmi più di tanto. È stata una tragedia soprattutto per gli alpini della nostra zona, e Marco era un alpino della Tridentina, poi vedremo perché insomma, ha finito con la Tridentina. Ecco, qui c'è la memoria della sua appunto, campagna di Russia, ritirata in Russia, e poi anche della prigionia in Germania, perché poi tornato non è finita, l'hanno catturato dopo l'8 settembre e l'hanno mandato in Germania. Ecco, su queste cose poi ci soffermeremo. Poi lui, finita la guerra, è andato a Genova, ha partecipato a tante cose, eccetera. Sono velocissimo perché sennò dopo è importante che parli lui. Qualche anno fa abbiamo fatto come istituto storico un'intervista. Questo suo cappello d'alpino è il cappello originale che conserva ancora, che ha attraversato tutta la steppa russa, è riuscito a salvarlo, portarselo a casa. Qui è sul Grappa nel 2008 quando c'è stata la donata nazionale degli alpini. Ma lui non partecipa molto volentieri alle donate perché crede gli danno un senso di retorica, di esaltazione assurda. Uno che ha fatto la guerra non ha voglia poi di esaltare il periodo militare, anzi, soprattutto se è stato costretto a farlo. Allora, questa è la sua foto in quell'occasione. E qui c'è la foto invece dove è con Mario Rigoni Stern, perché lui era insieme con Mario Rigoni Stern nella fase della ritirata, anche se si sono conosciuti dopo la guerra praticamente, si sono conosciuti a Montebelluna quando la città di Montebelluna ha conferito la cittadinanza onoraria a Mario Rigoni Stern. In quell'occasione è arrivato Mauro Corona, Rigoni Stern, e lì hanno bevuto un paio di bottiglie e si sono scambiati tutta una serie di cose. Avevano fatto una lunga parte della ritirata insieme, non solo, ma con Rigoni Stern ha fatto anche il viaggio verso Innsbruck e verso la Lituania prigioniero, non conoscendosi, ma praticamente nello stesso treno bestiando. Ecco, questa è un'altra cosa. Quando ha compiuto 90 anni l'anno scorso,
gli amici che camminano con lui in montagna hanno voluto fargli un regalo e gli hanno fatto questo video che da cui prenderemo qualche scena, 90 passi di memorie, ed è praticamente la ricostruzione della sua vita. Noi stasera non lo vedremo tutto, ne vedremo qualche passaggio, anche perché è bene sentire lui, insomma, lui è in grado ora di raccontare bene vicende, episodi. Ci soffermeremo su alcuni episodi perché è immenso, insomma, il patrimonio di esperienze che ha fatto, quindi sarebbe impossibile stasera raccontarlo tutto, quindi ci soffermeremo su alcune cose. Ecco, in quell'occasione abbiamo fatto queste c'è un io narrante, che sono io sostanzialmente, che parte da queste camminate in montagna e da lì vengono fuori tutta una serie di episodi, perché camminando si parla. E lui camminando ha cominciato a raccontarci della Russia, ha cominciato a raccontarci della Germania e dopo ha concretato con quel libretto questa sua memoria e questo suo ricordo di queste sue vicende. Va bene, io direi partiamo dalla sua vita in sostanza, è la sua vita raccontata. È una vita molto complessa, anche dopo la guerra. Marco, se vuoi raccontare un po' la vicenda della ritirata, soffermandoti su due o tre cose che ti sembrano più interessanti. Se avete la pazienza e la volontà di compatirmi, praticamente, perché dopo l'incidente che ho subito non sono più quello che ero e quindi ho dei limiti nell'esprimermi e per raccontare tutto quello che vorrei raccontare ci vorrebbe tempo, perché ci sono tante considerazioni da fare. Pensare che noi siamo partiti ignari di tutto praticamente, perché a 20 anni, neanche 19 anni e mezzo, sono andato a militare, eravamo bambocci praticamente. Non eravamo come i ragazzi adesso che a 20 anni sanno il fatto suo, sanno vivere diversamente di noi, vedono un po' più distanti di noi. Noi allora eravamo figli di famiglia, abituati con la mamma, la famiglia, il paese. Siamo andati a migliaia di chilometri di distanza in guerra, ma siamo anche partiti con la convinzione, cioè con l'eredità, diremo, dei nostri genitori, che per le stalle dei Filò raccontavano le vicende della guerra del 15. Quindi noi vivevamo un pochino anche dei suoi ricordi e quello serviva per convincerci, diremo, non che si condividesse la guerra. Io poi sono sempre stato ribelle alle istituzioni perché ho cominciato a tribolare da bambino e fin da allora vedevo, come si può dire, la vita che conducevamo noi contadini, mio padre, con poca terra. Niente, ricordo adesso tanto un particolare che forse ha un significato. Mia mamma metteva delle chiocce, metteva le galline, no? E allevava un po' lì fino a 9 etti, un chilo massimo. E poi le metteva in una cesta, le copriva e li portava su asolo all'albergo al sole. Per i signori naturalmente. E io chiedevo, ma mamma, perché noi non li mangiamo mai? Che li porti lassù a loro, li mangiano loro.
mi ponevo queste domande, ma non sapevo il perché, ma vedevo la differenza. Allora mi veniva a mente quello che mi ha raccontato, che quando era ragazza lei, erano mesadri del conte Brisighella di Asolo, lo chiamavano. E lei con tanti sacrifici e tanti tagli di capelli che mia nonna allora, la mamma di mio padre, faceva le trecce per le signore di Asolo che costumavano fare quel nido in testa. E ci dava qualche soldo, insomma, per fare la breve, un po' che con questi piccoli risparmi si è comperato un paio di scarpe, le vernici, belle lucide, mi ricordo. Quando è tornata a casa, suo padre ci dice, ma non le hai trovate queste scarpe? Così così. E dice, le ho comperate, così così. Ce l'ha prese, ce l'ha rinchiuse dentro il cassetto del comò a chiave, nella sua camera, perché aveva paura che se il fattore, quello che teneva l'amministrazione, che conduceva, perché i padroni non si abbassavano ad andare dai fituali, dai fitavoli, dai mezzadri a controllarli, avevano i suoi scomissi, no? Aveva paura che chiedesse, ma non ha trovato i soldi la figlia, vuol dire che ha rubato, perché era una mesadria, no? Ha chiuso queste scarpe e non poteva trovare, vabbè. Questo è un particolare, tanto per raccontarvi il clima che ho vissuto io quando ero bambino, poco più. Poi è successo un altro fatto, quando sono arrivato allora, avevo 18 anni neanche, allora il bene amato Duce, che c'era allora, perché volere o non volere, il 70%, anche più del 70% degli italiani erano fasciti. Questo vorrei essere contraddetto, se c'è qualcuno che può contraddire, e io ci so rispondere. Erano fascisti, convinti. Allora, nell'imminenza della guerra del 40, anche, stavano organizzando dei battaglioni di giovani fascisti che partivano da Trieste e andavano a 20 miglia a piedi per fare propaganda, naturalmente, dell'imminenza della guerra, che l'Italia voleva reivindicare la Corsica, Briga, Tenda, Biserta, tutti quei paesi, che si, la Corsica, che si immaginavano loro che era territorio italiano, perché volevano tornare forse a fondare l'impero romano. Spinto da quel delinquente di D'Annunzio, che era quello che manovrava una parte della propaganda fascista. E mi ha mandato una cartolina come il precetto e presentarsi a Treviso. Eravamo 8-10 di Asolo e siamo andati a Treviso. Andati dentro la caserma. Il segretario politico, un pugliese di Asolo, è venuto a accompagnarci, ci ha presentato come i volontari di Asolo. Io, mio amico, che ci sembrava a noi di essere un po' più svegli degli altri, abbiamo detto, ma come volontari? Abbiamo fatto una cartolina, una spinta dentro la civetta dei fascisti. Io, questo mio amico, mi ha detto: no, noi scappiamo di qua. Abbiamo individuato nella recinzione un posto che si poteva saltare. Alla notte siamo scappati.
ho cercato la bicicletta a noleggio, siamo scappati a casa. Scappati a casa, naturalmente, mia mamma, che era abbastanza coraggiosa, e forse io ho preso il carattere suo di lei. Dice, stai attento che arrivano i carabinieri. Infatti, il giorno dopo, presenta i carabinieri, dove è vostro figlio, e dice, non so, ma sono venuti due o tre volte per farlo vedere. Sono venuti due o tre volte e poi ci hanno detto adesso basta. O che si presenta, che porta la divisa, perché eravamo andati a casa vestiti da fascisti, che portano dietro la divisa e poi verranno a casa, insomma. Mio padre, che aveva un po' più paura, ha spinto di andare. Andate a Treviso, come siamo arrivati laggiù, io e questo mio amico, siamo presentati dentro sulla porta della caserma. Te come ti chiami? Io chiamo Scandinsi Pietro. E dice, te sei tornato al tuo paese Asolo a fare propaganda antifascista. Ma dice, propaganda antifascista. Non sapevamo neanche cos'era la propaganda. Propaganda, che parola è? Adesso tutti lo sanno. Fa per scolparsi, per dire, è andato due pugni qua, a fianco, ma soprattutto a te con il salame. E te, Andrea, sei il suo socio, stessa fine. Ci ha lasciato lì in terra, dopo un po' di tempo siamo rialzati, siamo tornati. Vieno la camionetta e portano in prigione a Treviso, e allora è stato quando appunto è scoppiata la guerra con la Francia, il 10 giugno del 1940, io avevo 18 anni e mezzo, ero in prigione in cella a Treviso, siamo stati 5 giorni, tutti i giorni venivano dentro a picchiarci, un vaso in un angolo, una pagnotta, una gavetta d'acqua al giorno e botte. Poi tramite il generale, che vabbè, insomma, ci hanno fatto la morale, ci hanno morato, andati a casa. A casa sono tornato nell'officina dove ero apprendista a Asolo. E il segretario politico, il responsabile di tutta la faccenda, ha detto che ci fa chiudere bottega se mi dà ancora il mio posto, e mi ha detto il vecchio padrone privato, dice guarda amore, io avete stai in casa se non mi passare la bottega. E io chiedo, ma perché? Era una spiegata. Tanto che alla fine sono andato militare, insomma. Andavo lei a super i morti ad andare. Ad militare, Treviso, Bolzano, Truppe Alpine, vabbè. Lo stesso anno, a luglio, siamo partiti per la Russia, nel Caucaso, dicevano, in montagne del Caucaso. Noi non sapevamo neanche mai il Caucaso, cos'è questo Caucaso. Non sapevamo neanche, ma montagne, e allora eravamo anche un po' più tranquilli, perché l'equipaggiamento che ci avevano dato, cos'era? Niente, e poi ci siamo accorti. E siamo partiti per la Russia, vabbè. Non convinti, ma rassegnati, sono andati i nostri genitori, e anche a noi è successo, in un certo modo, si tranquillizzava la stessa sorte. Lo ritenevamo quasi un dovere, diciamo, perché la guerra... No. Io la guerra veramente la interpretavo sempre difendersi dall'aggressione e di salvare il nostro territorio, le nostre famiglie, i nostri paesi, vabbè. Ma andare a migliaia di chilometri
di distanza da far cosa. La guerra contro chi? Perché? Che motivo c'è? Ma non si può, neanche si ponevano queste domande, perché non eravamo neanche all'attesa di fare queste considerazioni. E là siamo andati su, là è successo politico. Allora, non so, vi racconto qualche particolare. Anche perché dopo c'è stata della gente che volevano speculare, diremmo, dicevano male del popolo russo, dicevano, ma in sostanza io dicevo, ma come fanno a dire male del popolo russo se ti ha aiutato, a tanti gli ha salvato la vita, e dicono male che noi siamo andati in casa sua a queste donne ammassare i mariti, i fidanzati, i figli, e aspettavamo invece tutto, abbiamo avuto un trattamento che adesso può sembrare che io faccia della demagogia, ma io dico la verità quella che è, perché se tanti sono venuti a casa, io per esempio questa mano qua che era gonfia è diventata ormai nera e che va bene, mi sto congelando, una vecchia, sono arrivato la notte in un villaggio sfinito, stanco, sonno, fame, e con questa mano che ormai non la sentivo più, sono arrivato dentro su un'isba, su quelle casette che erano loro, c'era una vecchia a letto, sul letto, i letti alti per il carbone, no? Ci ho fatto segno che scenda giù dal letto, ci ho fatto vedere la mano, io mi sono andato dentro al suo posto, dopo un attimo ero già partito. Mi sono svegliato, ho trovato la mia mano fasciata, e allora con qualche parola che masticavo io, e tanti gesti, mi ha detto di non slegarla, di lasciarla sempre così. Difatti l'ho lasciata sempre così, ma la mano si è serrata, c'era ancora un po' di cicatrici, però io la mano non era a posto. Sicché quella è umanità. Io ero già all'aldilà, col sonno che poteva ammassare, benissimo. Sono andato là per ammassare suo figlio, magari io. Allora questo dimostra, e questa è la pura verità, dimostra che non, era, che non è vero, che quelli che raccontano diversamente lo fanno per speculazione politica, lo fanno per motivi che ben sappiamo. Quindi quello è una testimonianza, un fatto, che dopo ci sia stato guerra, vorrei citarvi tanti fatti. Là per esempio allora parlo l'importanza che c'è di avere, perché le truppe alpine per esempio si sono fra noi, si aiutavamo, perché? Perché siamo gente, si può dire, dell'Alta Italia, della nostra terra, che se magari si passa, parla lo stesso dialetto, si accomuna, si diventa, e quindi si aiuta. L'importanza dell'amicizia, del branco, e quella è determinante, perché io mi sono trovato, perché là quando si sentiva i carri armati, perché il terrore nostro era quello dei carri armati, che avevano, sembravano piccole case che camminavano in lontananza, si sentiva il rumore. Noi saltavamo giù nelle palche, che chiamano, che sono piccoli avvallamenti, perché i carri armati passano nei bordi, non vanno giù su queste piccole depressioni del terreno. E facevamo finta di essere buttati là così, con mani in aria, finta di essere morti, no? Con la speranza che loro che passavano dei bordi sopra non sparavano neanche, che loro tanto sono morti.
e là ci andava bene in quel modo lì. Ma a quel momento i carri armati non si sentivano più. Mi sono per alzarsi perché là, se uno sta 20 minuti, mezz'ora sdraiato in quel modo lì in terra, non si alza più, perché diventa duro come un batalà. Che i primi tre giorni di ritirata, dal dopo che siamo venuti giù, erano 44 gradi sotto zero. È stato un inverno particolarmente freddo, anche per i russi. Sembrava che avessero fatto apposta la natura. Là è ora di alzarsi. Miei amici si sono alzati, sono aiutati uno con quell'altro. Io faccio per alzarmi, non sono più capace di alzarmi. Sembrava che mi segassero le caviglie di tutti e due i piedi. Niente, non potevo neanche muovere le gambe così. E ci ho detto a questi miei amici, guardate, mi succede così, così, voi altri, andate che io cercherò in qualche modo, non sapevo neanche io cosa, ma loro non mi hanno abbandonato, mi hanno preso uno di qua, uno di là, e ho parlato così, pesavo, e ha cominciato a trascinarmi. Allora, trascinandomi sulla neve, e così si vede che la circolazione del sangue è cominciato a... e là si è riattivato i piedi e ho cominciato a camminare. È stato proprio quella volta che, se non c'era l'amicizia, la fratellanza che c'era fra noi, io rimanevo là, perché cosa facevo? Rimanevo là senz'altro. Faccio per dire che sono episodi che, come è capitato a me, a tutti quelli che sono lassù, a tutti le loro occasioni per... Un'altra volta ho salvato anch'io i miei amici, si salvava uno con l'altro. Mi ricordo una notte una tormenta di neve che sembrava fossero tutti i spilli che ci consigliavano, quel vento che portava la neve ghiacciata, si infiltrava dentro dappertutto, insomma, io, un mio amico di Feltre, ci siamo accorti che non si sentiva più quel brusio che si sente da quella massa di gente che cammina. Si sente quel strisciare, si sente più niente. Vento e via. Là, cosa facciamo? Dove andiamo? Non si vedeva niente. Andavamo così avanti, attentoni. Però anche noi. Perché le orme in terra non ce n'era, perché il vento e la tormenta le copriva come nel deserto, che con la sabbia quel vento copre le orme. Là quel momento mi dice Andreata, dice, io non ce la faccio più. È crollato giù a terra. Vado giù a terra, mi comando. Io non so, perché tanti parlano di eroismo, tanti parlano, sono tutti a palle. Eroi, si diventa sulle circostanze che ci fanno fare gli eroi. Ma non è vero eroismo, non so neanche io come chiamarlo. Comunque io, eroi e medaglie non ci credo tanto, comunque sarà opinione mia, sarà fuori strada, io la vedo così. E ci dico, ma state Torino, guarda che qua rimaniamo tutti e due, date coraggio, niente da fare. Ma con la mano piano piano si prende il portafoglio e dice, guarda, se hai la fortuna di tornare a casa, portacelo a casa mia mamma. Madonna Cristo. Col bene che volevo io a mia madre,
pensavo che anche sua madre voleva bene a suo figlio. A costo di rischiare, a costo di bene, insomma, se tanti lo vogliono chiamare eroismo, possono chiamare come vogliono, comunque io l'ho fatto e l'ho fatto per mia volontà e per l'amicizia, per quel senso di umano di aiutarsi l'uno con l'altro. Ci ho levato la cinghia che aveva di tela lì in aria, ci ho legato le mani così, me ne sono passate dietro la testa e lo trascinavo avanti. Poi ho cominciato a cadere a terra, io e lui mi cadevo addosso, piano piano si tiravamo su, insomma abbiamo camminato un bel po' di tempo, fino a che non riuscivo più a rialzarmi con lui, da rialzare ancora. Allora l'ho slegato con l'intenzione di mettermi io in piedi e tirare su lui, perché non ce la facevo a alzarmi io e tirare su lui. Vabbè. E quella notte l'abbiamo passata in quel modo lì, era quasi quasi al mattino all'alba. Mi è venuta un'illuminazione, non so neanche io cosa, e ci dico, sta attento campionato, guarda che oramai siamo arrivati al paese, perché se vede dei lumini, quelle luci, dove? Dice, là, dove vedi? E dice, è vero, lui. Ma lui ci non ce n'era mica, sapete. Vede delle volte che cosa bolle succede. E lui vedeva queste luci, allora si è andato, allora a star trascinato, penzoloni così, e il coraggio naturalmente, si è rimesso in piedi, allora che si teneva su. La spalla è cominciato l'alba al mattino, tutto improvvisamente un villaggio, perché i villaggi là sono su quelli piccoli avvallamenti che sono più bassi per la ragione appunto del vento, della neve, del freddo, dell'acqua, che vabbè. I villaggi, un bel momento, allora, Madonna, aver visto il villaggio, e dice, eccolo là il villaggio, non te l'ho detto che cominciava il villaggio. E là siamo arrivati nel villaggio, l'ho messo dentro all'ottando su un'isba, perché erano piene già zeppe così, di militari naturalmente. E là ho trovato i soci anche del mio battaglione, quei pochi che eravamo rimasti. E io sono girato per le ibe a rapina di qualcosa da mangiare ancora e ho trovato e ho portato dentro anche per lui e poi là si è rianimato, si è dormito e è tornato in Italia per lui. Faccio per dire, fosse stato un capitano, un maggiore o qualche cosa, allora non finivano più di elogi, di medaglie e di questo. Medaglie sono tutte male. Questo conta. Adesso faccio per dire episodi che come sono capitati a me, sono capitati a tanti altri. Io non voglio. Niente. Sono tutte riflessioni che dopo quel tempo si mettono assieme e difatti ricordandomi dopo messo giù questo libretto di memorie e lì non è finita, quindi adesso non voglio più allungarmi con la Russia perché ne avrei tanti episodi da raccontarvi, ma insomma voglio parlare anche un po' della Germania, del ritorno alla Russia, siamo tornati in Russia, siamo tornati da Tarvisio, io della Trientina, della divisione Trientina, che sono tutti lombardi, piemontesi, trentini, non da quella parte lì,
e a parte lì era Giulia, divisione Giulia, che ritorno la strada che viene giù da Treviso, Carnia, vabbè. E invece lei Giulia tornava da Brennero, perché non ci sia un impatto con la popolazione di vedere questi disgraziati in che condizioni erano, perché allora la guerra non era mica finita, non era. Vabbè, tornati e continuati a Udine, quel periodo che fanno dei controlli per la salute, per le malattie, per insomma, poi licenza a casa. Se io rimanevo a casa un mese, anche nascosto, perché Mussolini è stato rapito, dicevano, che l'ha portato sul Gran Sasso di Abruzzo, ma là è stata tutta una messa in scena con i tedeschi, tanti non lo dicono, però all'interesse del mio dirlo. Io potevo essere a casa l'8 settembre, ma finita la licenza della Russia, sono tornato al corpo, è andato su a Bressanone, Bressanone, l'8 settembre è proclama di Badoglio, la guerra è finita, dopo un po' la guerra continua, ma insomma, è finita o che continua? Io per non sbagliare, sono andato nell'accampamento dove eravamo là, nel boschetto vicino alla vetta di Bressanone. Ho buttato il fucile sotto la tenda e ci ho detto io vado a casa, ai miei soci. Dice io vengo, ma su, ma giù, ma vivo là. Sono partito io con altri quattro che non erano nella mia squadra. Ma tutta quella notte volevo passare l'Isarco, che era in piena del fiume che passa da Bressanone. Insomma, per farla breve, una pattuglia dei tedeschi che aveva cominciato già al rastrellamento, l'ho preso io e gli altri come salami, rondavamo di acqua perché eravamo usciti che volevamo passare all'Isarco, sicché ci tenevamo come le rane che avanzano con la testa degli argini. È passata una pattuglia di tedeschi e non ci hanno visto. Ma dopo, quel chiaro al mattino, l'alba, ci ha preso che passavamo in un prato, vabbè, raffiche sopra la testa, e là ci ha preso come salami. E via, ci ha portato con la sua Bressanone, perché eravamo andati giù un po', e là incolonati via Innsbruck, Brennero e Innsbruck. Pioveva, mi ricordo, è stato un momento che io non avevo niente, come ero uscito dal fiume, io non avevo più né gavetta né niente, non avevo neanche la mantellina che abbiamo, perché impediva per passare l'acqua. E mi ricordo che eravamo incoronati, passando da Bressanone, ho incontrato con gli occhi una donna da marciapiede che non aveva individuato, e ci ho buttato un rotellino di carta che avevo scritto l'indirizzo mio di casa, con la penna che c'è di carta di un amico. Quando sono arrivato dalla Germania ho trovato una lettera che questa donna, perché ho visto che ha preso su questo palloncino di carta, ho trovato la donna che aveva scritto a casa, ha visto il vostro figlio, allora adesso per farla un po' più corta, se no non si finisce più. Campo sportivo, se uno ci veniva male che cadeva, non cadeva mica a terra, perché eravamo impacchettati come le pecore che sono dentro, che si reggono l'una con l'altra. Siamo stati due giorni, no, due notti e un giorno,
in questo campo sportivo, senza mangiare, senza niente, così, sopra la pioggia. No, treno è su. Siamo andati su, gli lituani hanno portato, su all'estremo nord, che allora era ancora Prussia orientale, che era territorio russo, tedesco. Arrivati lassù, campo di concentramento, allora là bisognerebbe raccontare due episodi anche là, ma non so farmi. Poi al barattolo, dai, barattolo. Io non avevo niente, nessun recipiente, perché là c'era una fila di barchette che funzionavano da distribuire con la borodaglia che ci davano un mesto almeno una volta al giorno. E io qualcosa prendevo questo, che non avevo niente. Allora mi sono messo assieme con uno di Paverno, la vicina al mio paese, che lui aveva il cappello a ferro, diciamo altri, appeso qua al centro, e lui si prendeva la sua razione con questo. E io facevo segno a questo qua che io non avevo niente che mettesse dentro quel posto. E quello che distribuiva da questa baracca, da questi sportelli delle baracche, ce lo dava e mangiavamo poi mezzo per uno, no? Un cucchiaio a te, un cucchiaio a mezzo, e che si finiva. Ma il cucchiaio, quale cucchiaio? Allora col suo cucchiaio, una volta uno, una volta l'altro, così. Me ne accorgo che c'è un baracco. Voi i campi di concentramento l'avrete visti almeno per i film. Sono recitati un filo spinato alto che non è possibile scavalcarlo. E negli angoli c'è la guardia sopra con un riflettore, la luce, che illumina tutta la recinzione, ogni angolo. E me ne accorgo che c'è un barattolo sotto i reticolati, tutto rigenito. Un vasetto così, non so di cosa si è fatto. Non sapevo neanche se era bucato o ma io era diventata ormai un'ossessione, perché avevo fatto il mio programma. Se io riesco a prendere questo vasetto, me lo tengo nascosto sotto una sella, faccio il gioco che facevo prima. Poi mi infilavo dentro in un'altra, un portello di un'altra baracca di distribuzione, tiravo fuori il mio barattolo e me ne prendevo. Allora erano tre e ne mangiavamo una e mezza per uno. Insomma, io l'ho fatto tutti i miei calcoli. Una bella notte ho rischiato perché non resistivo più. Ho fatto calcolato le misure, non era neanche proprio tanto sotto reticolare. Era sotto, però io sdraiato potevo allungare un braccio, potevo arrivare. Difatti, approfittando del momento che il riflettore girava nel punto scuro, mi sono arrischiato. Madonna, aver trovato questo barattolo e aver trovato un tesoro d'oro era per me barato con combinazione, non era bucato, e ho cominciato a fare il gioco che avevo progettato di fare. È andata bene per 4-5 giorni, è andata bene, madonna qua. Invece di una razione ne avevamo tre, in due. Ci dividevamo naturalmente anche a questo mio amico. Accorsesi che una guardia, perché eravamo sempre controllati dalle guardie, che questa guardia si è accorta, è stato tutto
L'istinto viene di scappare. E io cerco di scappare, ma dove scappi? Sei dentro la casa di 200 metri, poca forza che hai. Perché dopo due giorni, tre giorni, un filo di erba fuori dalle baracche, che erano state evacuate da prigionieri russi. Era nata un po' d'erba di settembre, c'era un po' d'erba in giro. Dopo due o tre giorni non c'era più un filo d'erba. Ma non solo l'erba. Stavamo attenti di levare questa erba piano piano con le radici, perché nel nostro intento le radici nutrono di più che il verde. Raccoglivamo un po' lì e là si mangiava tutta questa erba. Insomma, accorgersi che questa guardia se ne accorta del tronco, mi viene dietro, in due passi l'ho preso, ha dato dentro una baracca. Nelle baracche là c'è uno sgabuzzino che mettono le scope e roba. Ha portato là dentro, ho guardato tante botte. Tante di quelle botte io sono caduto a terra, avevo perso i sensi, ero in coma praticamente, perché i miei amici mi hanno cercato, mi hanno trovato là dentro, mi hanno trascinato un giaciglio di paglia all'intera. Che era, allora mi nutrivano, mi davano un mezzo cucchietto, un mezzo cucchietto, l'altro. Sono stato tre giorni privo di conoscenza. Io praticamente ero nell'altro mondo. Poi ho cominciato a riprendermi un pochino. Mi sono ripreso, mi sono tirato su. Mi sono salvato come quella volta. Faccio per dire, tutte particolari, tutte cose che succedono, che adesso sembrano favole da raccontare, che fosse tanti e dicono, tempo di guerra, che più mai che terra. Dicevano, invece io non ho nessun motivo per raccontarlo, per farlo capire. E là è venuto un bel giorno, ci radunano tutti, via, sotto un baraccone, un grosso, un palco c'erano delle autorità, personaggi italiani, che tra l'altro c'erano anche degli ufficiali superiori con la pena, c'era preti, detto io non so se erano preti o vescovi o cosa erano. A fare le proposte che chi voleva aderire alla Repubblica di Salò, la Repubblichina fascista, che Mussolini è stato liberato da Gran Sasso, che si è costituita la Repubblica di Salò, chi vuole aderire torna in Italia e verrà farà parte delle truppe che continua la guerra fino alla vittoria finale, convinti di vincere che cosa. Allora, cosa si fa, cosa non si fa. E qui i giovani di noi, quelli che non avevano esperienza di niente, ci guardavano a noi che eravamo tornati dalla Russia. E mi ricordo che io subito ho preso posizione, nel senso che dico, qua, male che vada, io non aderisco alla Repubblica di Salò. Ma non è stato perché io raccontavo la verità, come non è stato per convinzione, per prendere parte che fossi stato antifascista. Non arrivavo fino là, perché se io sapevo che era vero che ci portavano in Italia, avrei aderito. Dopo in Italia facevo, bastava essere tornato in Italia. Ma la nostra paura era quella che costituisce ancora dei reggimenti e battaglioni ad ancora contro i russi che erano in avanzata, che i russi ormai erano in avanzata, non li fermava più nessuno, che ci mandassero a morire dall'altra parte,
Noi la Russia la conoscevamo e sapevamo cosa voleva dire. Allora abbiamo detto, almeno io ho detto e anche i miei amici, ricordate che in prigionia c'era probabilità anche di ritornare, ma in guerra si muore perché la morte per tutti. E difatti siamo rimasti là. Allora ci hanno trasferito dalla Lituania, ci ha portato giù in Sassonia. Allora là è andata un pochino meglio, perché io avevo dichiarato che facevo il meccanico, che facevo, e ho messo dentro l'auto mio a lavorare. E sono rimasto là, bombardamenti naturalmente, che era continuo allarme, mangiare sempre. Io dopo un anno che ero là pesavo 38 kg, da 72, 73, la ragazza pesavo 38 kg, per dire. Quando si svegliava e si dormiva, avevamo delle facce, non tutti, delle facce così, avevamo di quelle cose che camminare si grattavano una con l'altra. Dopo un paio d'ore che eravamo in piedi, adesso parlando liberamente, si faceva la pipì addosso, che io avevo tutte le croste in mezzo alle gambe, le croste che l'orina procurava. Eravamo ridotti in quel modo. Poi dentro in fabbrica, allora, in certo modo, rubando, mettendo assieme un po' di fantasia, perché allora io avevo un po' di libertà, nel senso che avevo un lascia passare, potevo andare, ero assieme con francesi civili. Potevo andare tutti i reparti della fabbrica, perché eravamo la riparazione delle macchine utensili, no? Sicché bastava la macchina, andavamo per i vari reparti. Vicino a noi c'era il campo delle donne russe, tutte donne ragazze che lavoravano anche loro per l'industria. Madonna, si sentiva quando distribuivano la bravaglia anche a loro, si sentiva un odore così ripugnante, così, perché un po' perché anche sia, come si può dire, il menù, la zuppa che piace a loro, adesso io non lo so, comunque io avevo, diciamo, la libertà. Andavo in questo capannone, allora un po' di russo lo sapevo, perché io facevo presto imparare a parlare, bastava che assimilavo, non dimenticavo più. E poi loro, qualcuno parlava il francese, io parlavo il francese perché l'avevo imparato a stare assieme con questo francese. E insomma, una volta uno mi dice, ma Pacimu, tu avali ci po' russo. Perché tu parli russo? Un colpo di fantasia che a me capitava, subito pronto, dice, e dico, perché mia mamma è russa, mia mamma è di Odessa, perché mio padre era navigante, non aveva mai visto il mare. Era navigante, faceva morte di Odessa, ha conosciuto mia mamma, io sono suo figlio, ma allora eravamo parenti. Allora io un vaso sotto la sella così, e una cucchiaiata uno, cucchiaiata l'altro, mi riempivo prima lo stomaco e dopo, e prendevo via, e così si campava e si arrangiava, si andava avanti, finché è venuta la liberazione.
operazione bisognerebbe raccontarla, perché sarebbe stato giusto compenso dopo tante malvagità subite, ma ci vuole tempo. Finita la guerra, avevamo un orario, perché quando è venuta la liberazione sono arrivati gli americani e i russi. E noi eravamo le guardie del campo, che eravamo, non c'erano più, spariti, tedeschi non se ne vedeva più. E noi siamo andati in un bosco che c'era vicino. Sta su questo bosco, la strada che c'era sotto, ho visto una carrona che veniva avanti. Madonna, gente con delle barbe così. Ma che cosa si chiede? Siamo avvicinati, erano le truppe americane e gli indiani, perché facevano parte dell'esercito americano, c'erano anche degli indiani, gli indiani con delle borre, i neri, tutti davanti loro la parola, no, i bianchi, questi neri, io non avevo mai visto un nero. Madonna, che brutte bestie! La distribuzione di cioccolata, sigarette, avanti così. Poi abbiamo sentito che insomma, la guerra era finita, abbiamo requisito due camion, due vetture, in 17 persone, ci siamo caricati di tutto, siamo partiti da Zwickau, che in Sassonia, vicino a Praga, fuori dai confini, e siamo arrivati fino a Innsbruck, per conto nostro, questa autocolonna, diremo, e via, nessuno ci ha fermato, però abbiamo dovuto aspettare a Ingolstadt è di qua del Danubio che passa, e da lui non si poteva passare perché c'era un ponte di Zaccheroni, passavano le truppe d'occupazione e basta. E allora cosa abbiamo fatto? C'era un vecchio castello sopra una collinetta lì e siamo andati a curiosare perché avevamo le macchine, no? Era con la macchina, siamo andati a visitare questo castello, non c'era nessuno. Nei fondi di questo castello c'erano dei lavori di cristallo che era un capitale immenso, ma noi chi se ne intendeva di cristalleria? Allora si partiva con una macchina proprio per la campagna, allora 20 uova, tanti pezzi di cristallo, quell'altro. E là si sono insegnati i miei amici in questo castello. E io sono andato da degli americani in cucina, perché se ha bisogno di aiuto, su water, sarebbe stata la mia fortuna. Delle volte bisognerebbe saper coglierla. È questione che il troppo amore anche della famiglia, della mamma, della ragazza. Sì, che dopo quando sono tornato era sparita anche quella, i partigiani l'avevano portata via. Vabbè. In cucina degli americani ho trovato un certo Vespa, sarà stato un parente di quello che fa porta a porta, era una brisele, un sergente maggiore, si vede che aveva preso simpatia con me. E giocavamo insieme e dice guarda, vieni in America con me, vieni in California. A lui ci arrivò il giornale della California e vedevi, aveva due supermercati, dei magazzini Vespa, non era che raccontasse storie. Dice io sono io e mia sorella più anziana di me, lui aveva 40 anni circa. Dice, io non mi sposo, vieni giù con me, vedrai che te lo passi. Dice, andiamo a caccia
è il passione della caccia, per Dio. E allora andiamo a cavallo, a caccia, a vedere che vieni con me. E dico, ma come faccio a venire? Ti penso io. Ho parlato con il comandante del suo battaglione, che loro dovevano rimpatriare perché avevano finito il periodo di zona d'occupazione e rientravano in America. Dice, guarda, noi ci imbarchiamo la settimana addirittura alle Havre, in Francia. Dice, vieni con me, dice, sarà la tua fortuna. Là, mi ha vestito da americano e dovevo partire con loro. I miei amici, Madonna, Cristo, Monte, Gutundar, sono appena tornati dalla Russia, da Germania, non passare quel che non passare. Adesso che sono quasi a casa e chi devo andare in America, ma sei tu male. E non può andare a vivere in Italia, come dire, perché circolavano le voci che avevano bruciato case, paesi. Insomma, ti ho detto, dico, guarda, io vorrei benissimo volentieri, ma vorrei fare un salto in Italia prima. E dice, anch'io vorrei andare a salutare i parenti di Abruzzo. Dice, ma no. Bisogna che andiamo ora all'imbarco. Ho rinunciato. Sarebbe stata la mia fortuna. Si pensa, può darsi anche di no. Può darsi che la troppa abbondanza mi uccidesse, che non fossi neanche arrivato fino a qua. Ma dopo qualche anno ho scoperto che potevo tornare con una macchina lunga, con i simili lunghi. E niente, non sono più andato. E là non si poteva passare in treno. Allora, tutta la roba che avevamo, potevamo andare altro che Sicilia, perché avevamo caricato il camion di tutto, attrezzi di meccanica di precisione, l'acciaio Vivia che era in Italia allora era, aveva il prezzo dell'oro, sono quelle piccole scheglie di acciaio che innestano nei ferri del tornio per la lavorazione dei metalli duri. Che ne era a Bisef, non avevo preso niente. Caricato un po' di roba da libro, lasciato la macchina, lasciato lì tutto e siamo tornati. Prendono Bosano, le parrocchie andavano a prendere i remici, noi comuni, le parrocchie andavano. Io con camion di Monte Belluna, andato fino a Olè di Forte, e andare a casa, e sono tornato a mare. E allora, l'impatto con la società sovrana di quel paese ben amato e stramaledetto di Asolo, quando siamo arrivati a me, senza vestire, senza soldi, senza lavoro, senza niente, cosa fare? E là subito si frequentava le osterie, non c'era altro. Là nelle osterie, ma allora, sembrava che fosse arrivato come un comprato, come quelli che vennero clandestini in Italia nei primi tempi. I partigiani, senza offendere il presidente, i partigiani parlavano fra loro, si raccontavano tutte le sue avventure, mezza verità, mezza male, perché tutti erano diventati partigiani dopo, anche se prima avevo il fazzoletto nero che io ben conoscevo, e io ho detto no. Questa non è più la mia, questa non è la mia patria. Dopo i sogni che avevo fatto
prima in Russia e dopo specialmente in Germania, si fa i suoi programmi, i suoi progetti, se arrivo di tornare in Italia, verrà qui, si facevano i suoi sogni, le sue, tutto azzerato, tutto il contrario. Per me è stata una scornata, quindi io in Italia non ci sto più. Mi sono ripreso un po' di salute, un po' di guerra, e adesso è ora di andare via. Ho partito, sono andato a Genova per imbarcarmi clandestino, andare in Brasile, a trovare un mio zio che era partito nel 1925, fratello di mia madre, e era messo abbastanza bene. Io volevo andare a trovare lui, ma i soldi per l'imbarco, non c'era mica consolati, immigrazione e compagnia bella, la imbarcavano come equipaggio, quando arrivavi laggiù ti volavano, però dovevi pagare. I soldi io non avevo, quelli che avevo guadagnato dove, in Germania. Tornare indietro da Genova, per me era uno smacco, la ritenevo una vergogna anche per me stesso, contro me stesso. Mi vergognavo da me stesso. E ho resistito, l'ho fatto di tutto, manovale, demolito palazzi bombardati. Insomma, finché sono riuscito a lavorare in porto. Nel porto era già un posto, però in fonderia, dove nessuno andava, perché era un ammassatoio, non era una fonderia. Polvere, fumo, gas, zoccoloni, stivaloni di amianto, parlano anche dell'amianto, insomma, bisogna vedere cosa è. E ci sono stato 14 anni, non uno. Poi là, le visite che facevo ogni 6 mesi, trovavo sempre qualcuno che aveva un qualcosa, un bel momento io ho detto no. Se continuo a stare qua, faccio quella fine lì. Mi sono licenziato, ho fatto un colpo dei miei, mi sono licenziato, mi sono sposato, ho comprato un appartamento, ho messo vicino per conto mio, con quel poco sapere che avevo imparato a fare il garzone a Asolo. Ma dopo c'era saldatura, c'era tutto un altro modo di lavorare. Insomma, non dormivo neanche la notte. Allora tutte le ferramenta dei condomini, ho fatto centinaia di quintali di ferro. Un'officina che c'era una discesa da giù, così bisognava portare giù ferro e portarlo su fuoco. Insomma, robe allucinanti. Fino a quel momento le cose si sono cambiate anche qua. Allora mia madre diceva, guarda, vieni su, cosa vuoi tu fare là? Dopo tanti anni che ti sei via, anche qua si va a cambiare, se lavoro, perché è progresso, perché, insomma. Io sono venuto a fare un'indagine e che vabbè, ho visto che si poteva anche fare, allora altra decisione, venduto l'appartamento, tutto quello che potevo realizzare da soldi, comprato un pezzo di terra a Fonte Alto, fatto su una casa, un campanocino, messo officina di nuovo, allo scuro, senza clienti, senza, però dico in qualche modo avrà. Perché allora lavoravo con l'officina a Genova per una società che faceva impianti di carburanti, stazioni di pompaggio, insomma. E mi mandava sul lavoro da Genova. Io facevo il lavoro, andato avanti, pagato debiti, pagato tutto, finché ho lavorato che avevo 70 anni. E dico, no. Mia moglie dice, ma mi devo stare a pelle a morire. Non ti sei morto fin d'est. Vendi ancora, compra su a Crespano. Un taglio netto al lavoro, Crespano, tutto cambiato ancora. L'ha cominciato
a frequentare la montagna, creato una squadra che poi si è aggiunto anche Capovilla, creato una squadra e tutti i mercoledì montagna. La domenica montagna un po' da solo, io partivo un mattino alle 7, andavo in grappa e tornavo indietro mezzogiorno e mezzo, ero a casa. E quella era la mia passione, la mia vita. Mi succede l'incidente che mi mettono sotto la macchina, che ho fatto un mese di ospedale, mi ha portato con l'elicottero a Treviso e anche là non sono morto. Andate di a sparare dietro perché muore. I fascisti non hanno ucciso, i tedeschi, i russi, nessuno mi ha passato. Non sono passato da questo. Ecco, adesso lo facciamo un po' riposare. Sì, sì, sì. Queste ultime cose qui le vediamo in filmato, perché in occasione dei suoi 90 anni l'anno scorso, poco prima dell'incidente, sì, sente. Vediamo regalare in questione dei 90 anni questo video e c'è un po' la vita, capite che poi il libro contiene tutta una serie di altre cose che non ha detto, insomma. Poi se volete vedere dove lo trovate. È 91. 91. È del 22, è nato il 10 luglio del 22. E fino all'anno scorso, prima dell'incidente, lui teneva anche dei grandi incontri. A Treviso al liceo scientifico c'erano quanti 600 studenti. Al liceo scientifico a Treviso l'anno scorso, prima dell'incidente, a fine maggio, ha tenuto una memoria, insomma, un incontro con i ragazzi delle scuole superiori. C'erano 600 studenti, ma non volava una mosca. Chiaro che poi l'incidente ha creato qualche problema e credo che il suo grande rimpianto sia quello di non poter camminare. Noi, nonostante tutto, ci ritroviamo fuori dal cancello di casa sua ancora. Lui viene fuori e discutiamo ancora sull'itinerario da fare. Purtroppo si muove in paese, però si muove abbastanza bene ancora in paese. Credo che sia già qualcosa rispetto al rischio che ha corso. In Russia quanto tempo ha passato? Quanto tempo è passato in Russia? È a problemi di udito, ma perché facendo il fabbro. Quanto tempo è fabbro in Russia? Da luglio del 42? Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Fino a marzo del 43. Gennaio, febbraio. La ritirata dura da praticamente metà gennaio, verso il 10 gennaio, fino ai primi di marzo, per 46. La ritirata. L'offensiva comincia subito dopo Natale, l'offensiva dei russi, famosa offensiva Piccolo Saturno è chiamata, no? Mm-hmm. Il Grande Saturno, perché è un'offensiva praticamente contemporanea giocata sul fronte di Stalingrado e sul fronte invece del Don. Sfondano la linea di difesa su cui erano attestate truppe tedesche, italiane, rumene, ungheresi, sfondano dalla parte della Cunense e della Iulia, e dove c'era anche la divisione Vicenza. Loro invece sono della Tridentina e rimangono praticamente estranei alla prima fase. Dopodiché però quando distruggono i magazzini, distruggono praticamente tutti i servizi che avevano alle spalle, devono ritirarsi, quindi la Tridentina viene messa davanti e quindi conduce la ritirata, perché si tratta di truppe più, diciamo, più integre, ben inquadrate. Gli altri erano stati, diciamo, davanti. Perché? Perché mi devo spiegare? Lo spiego. Noi della Tridentina eravamo davanti, che abbiamo aperto la strada, diremmo, a tutta quella massa
superstiti delle altre divisioni, che aveva parecchi, insomma, c'era... Sono 220.000, il corpo italiano. Ma noi abbiamo potuto aprire la strada, cioè essere più efficaci delle altre divisioni, perché noi a fronte non abbiamo subito grosse perdite. I russi facevano qualche assaggio, qualche... però combattimenti veri e propri come la divisione Cunensi e la Julia, noi nel Don non ne abbiamo avuto. Di conseguenza siamo stati, essendo più efficienti, essendo come diremo, vorrei che dopo 3-4 giorni sia tutto sciolto, anche che è tutto andato. Ma intanto più funzionali degli altri. È per questo motivo che la Tridentina è stata davanti di tutti. Non è stata perché eravamo più bravi, più volontari, più volontari, no. Più... No, perché non eravate ancora integri, non avevate subito le perdite degli altri. In efficienza. Il loro comandante era il generale Reverberi. Il primo combattimento che c'è stato dopo un po' con noi, che c'era il comando della Tridentina a Opit, il 55% del mio battaglione è rimasto là. È rimasto per terra. Il primo combattimento. È stato quando allora ci siamo fusi col battaglione Vestone, perché anche Vestone aveva subito su per giù le stesse perdite di noi. E allora abbiamo fatto un battaglione unico dove c'era Regoni, Stern e che era il gruppo sciatori Cervino, lui era un corpo di un raggruppamento specializzato che andava avanti e indietro e ha partecipato alla famosa battaglia, lui non è accennato ma nel libro c'è, la famosa battaglia di Nikolajevka, famosissima, lui c'era e hanno sfondato in tre successive ondate, 5.000 morti hanno lasciato lungo la collina di Nikolajevka e Rigoni Stern sparava col mitragliatore finché ha finito i colpi. No, e lui Monte Belluna, quando parlavamo... Quando l'ha incontrato a Monte Belluna? Di Nikolajevka, prima che... quando c'era 4 anni. Sarà anche 7 anni fa. Abbiamo parlato qua, prima dell'archivolto famoso di sottopassaggio della ferrovia di Nikolajevka, che c'è in tutte le fotografie adesso, quelli che vanno in Russia, tutti cercano dell'archivolto perché esiste ancora adesso. A destra c'era uno con un mitragliatore che sparava ai russi che erano al di là della ferrovia. E a quel momento non sparava più. Io stavo per imboccare la galleria, questo sottopassaggio, e questo mitragliatore non spara più. Parlando, dice, ma guarda che quello, con l'mitragliatore ero io che sparavo giù. Ma dico, a quel momento non sparavo più. E dice che non avevo più munizioni quando sparo. Mi sono scappato anch'io. Faccio per dire che tutto quanto si combinava. Lì, dopo la battaglia, quando entra in città, viene catturato da una patrulla. La città? Nicolai. Città di Nikolajevka, sì. È stata bella anche quella lì. Lui descrive... Allora noi siamo penetrati dentro quella città. I russi hanno visto questa valanga che andava giù da questo promontorio. Non si rendevano forse conto che era una massa di disperati che si trascinavano nella neve, no? Che andavano all'assalto. Andavamo giù con la pecora. E allora anche loro, tanto io penso che se i russi volevano ci ammazzavano tutti. Ma pensate, tanto vogliono lo stesso nelle ventinaia. E noi siamo penetrati dentro per i vicoli, perché di Corea, perché è un paese vecchio, nel quale ci sono
delle vie strette. A un momento una pattuglia di russi, che allora loro si incasavano, avevano pratiche del posto, noi eravamo lì 8-10, Pasquale, altri fermi, era un russo alto, sarà stato 2 metri, aveva era di notte naturalmente, aveva una pila allacciata al collo e l'ha già messo tutti in fila, aveva i suoi subalterni, ci ha messo tutti in fila e ha cominciato a fare decimazione. Era con questa pila che aveva a rotondo, mi sembra di vederlo come allora. Perché delle volte non si perde neanche le cose rimangono cementabili. So che il primo era un lungo o romeno, perché alleati dei tedeschi c'era ungheresi e romeni. Il primo era un ungherese o un romeno, non so come si è stato. Guardava mostrini. Conoscevo le mostrine delle varie nazionalità e corpi. Insomma, a farla breve, questo qua fa un segno un suo soldato, colpo in testa, tutta giù. Poi c'era un fascista, perché c'era dei battaglioni di camicia nera, c'era il tagliamento, anche quello lì la stessa fine. Il terzo o il quarto che c'è stato era un albino, e guarda le mostrine lì, ha lasciato stare, è passato via. Ha lasciato andare. Io quell'attimo lì, di fare questa riflessione, di dire, se non ha ammassato quello lì, non lo ammassare anche a me. Mi sembra di essere lì. Lucido. Difatti, andando avanti, guarda lì, passa via, guarda là. Ma come è? E l'ha fatto cercare di dire, scappare. Mi ha insegnato la via da andare. Perché allora ha lasciato andare gli alpini? Là è stata lui. Perché ha lasciato andare gli alpini? Perché non ha ammazzato gli alpini? Perché gli alpini non erano mai visti, non godevano una brutta fama. Perché adesso, non per dire, perché anche gli alpini, io non è per spirito di corpo, non è anche. Io dico quello che posso testimoniare e posso ricordare, perché anche gli alpini ha fatto le sue, perché di Jugoslavia la divisione Pusteria ha fatto delle crudeltà e ha fatto delle azioni che non sono mica tanto. Però i russi e gli alpini si sono comportati più che lealmente. Tanto è vero che quando siamo andati su, tanti si fermavano per i campi a aiutare le donne a lavorare. Eravamo ben visti, eravamo trattati come figli. Ma ci sono stati anche italiani che sono rimasti dopo in Russia? Gli italiani che sono rimasti in Russia, cioè che non sono, non hanno finito la ritirata, che sono rimasti là. Piccoli numeri. Gli altri sono stati catturati prigionieri. E sapete che i russi non avevano campi di prigionia in Ucraina, nella zona del fronte, e quindi li hanno fatti camminare giorni e giorni, oppure li hanno chiusi dentro dei kolkhoz. Ci sono altre memorie scritte da altri reduci che dicono appunto, che parlano di questa odissea, no? Di prigionieri trasferiti, e molti di loro muoiono di freddo, muoiono di gelo, eccetera, già prima di arrivare nei campi.
e poi li caricano e li portano verso la Siberia, lì c'è il capito. Sono più fortunati, sono stati quelli che aprirono prigionieri all'inizio, all'inizio della ritirata. Perché quelli che aprirono a Nikolaev, per esempio, in prossimità di Nikolaev, dovevano fare il viaggio a ritroso. E quello che avevano fatto andare avanti, se si trascinavano, non erano più capaci a Nikolaev neanche di scendere giù, come facevano i colonnati dei russi a fare altrettanto strada, arrivare nero semifini della terra e là andare. E sono tornati 10.000 circa prigionieri. Sì, che sono considerazioni importanti queste da, da dire, perché tanti dicono perché i russi o che tentavi, se no, e per forza come fai ad andare? Loro facevano il suo servizio e poi noi, senza tanto girare parole, eravamo nemici, loro avevano un nemico. No, noi. Noi non avevamo un nemico. Eravamo un nemico noi di Russi. Perché? Siamo andati in casa sua, a impadronirsi, a ammassare loro. Loro sì, per loro eravamo nemici. E allora, chi era più umano anche fra loro, adoperava un po' di umanità. E chi stava agli ordini, se ti andavi, ti andavi, e se no te ne stavi a... Sono delle scene a cui lui non ha ancora accennato, ma per esempio incontrano un camion col telo abbassato, muovono la tenda, no? La chiusura del camion, guardano dentro e ci sono due file di soldati, praticamente tutti morti, ghiacciati, tutti seduti, come fossero pronti ad andare, a partire. Erano tutti morti. E quando tu vedevi un piccolo rilievo sulla neve, perché poi nevicava, lì sotto c'era si moriva, la famosa morte dolce, si moriva praticamente serati. Si vedeva Dio nella neve, senza motivo, perché là era tutto piano, perché col vento, con le tormenti, livellano, no? Si vedeva un buchetto e noi andavamo a scoprire per vedere se c'era qualche caroia di mulo, delle volte era, e delle volte era un militare, un bello secco. Però volevo sottolineare una cosa, che tanti dicono i patrioti, e per patrioti allora era sinonimo di fascista, che dicono che tanti sentivano il dovere, sentivano l'amore della patria, la grandezza della... Mi ricordo che io una volta ho preso la parola a Aslo e c'era Parassini. Parassini era presidente dell'ANA, degli Alpini, prima di questo, prima di Perona. Ti ho detto io, in quelle notti tremende della ritirata, ragazzi che urlavano, mi chiamavano aiuto, e che si trascinavano sulla neve con due pezzi di legno e si trascinavano avanti e avevano mezzo le gambe gelate. Non ho mai sentito nessuno che gridasse viva l'Italia, che gridasse viva il Duce, e che chiamavano Dio in aiuto e sua mamma di nome. Io non le risparmio mica. La ritirata dei russi assegna la fine del fascismo in sostanza. Cioè non è il 25 luglio, è la ritirata
della primavera precedente, e lì appare la gente delle montagne, del chiese, del torinese, del Trentino, del Veneto, appare chiaro cos'è stato il fascismo, cos'è stata una spedizione folle, una quella di mandare 220.000 uomini in una zona a morire, in un territorio che assolutamente non era in grado di... che non erano neanche vestiti e equipaggiati in modo sufficiente. Sì, poi erano equipaggiati per andare, che era un inverno molto particolare. Sì, erano equipaggiati per andare in montagna. Sono stati costretti a scavarsi trincee lungo un fiume e star lì ad aspettare, praticamente. Aspettare che arrivasse l'inverno. Quando è arrivato l'inverno è arrivata l'offensiva e i russi glielo avevano detto. Ecco, in particolare che lui non ha detto, ma che è nel libro e che è anche nel filmato, è che i russi, prima di partire con l'offensiva Piccolo Saturno, quella che travolge il fronte, dalla parte soprattutto della Cunense, buttano tutta una serie di volantini in italiano dicendo ai militari: consegnatevi, arrendetevi, voi non sapete cos'è l'inverno russo, rischiate di prossimità di Natale. Erano passati gli aerei, avevano buttato. Pensate alle vostre famiglie. Pensate alle vostre famiglie, alle vostre mamme, alle vostre. Arrendetevi, se vi arrendete, vi presentate con questo foglio, avrete salva la vita, sarà applicata nei vostri confronti la Convenzione di Ginevra, quindi sarete fatti prigionieri, però nel rispetto delle regole che riguardano i prigionieri. Però non è andato nessuno. Gli ufficiali hanno detto no, forse qualcuno. E lui di fatto sostiene: se ci fossimo arresi probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. In realtà poi poteva essere anche un segno di biaccheria e sapete com'è. Quanti chilometri è stata la camminata dell'inverno alla fine? Cioè, quanta la strada avete fatto? Adesso non mi ricordo con precisione, comunque se voi guardate qualsiasi... Mi ricordo migliaia di... Cioè, siamo attorno ai 1500 chilometri. Hanno camminato da metà gennaio ai primi di marzo, quindi pensate voi cosa hanno camminato. Da Dau fino a Brest-Litovsk. Fino a Brest-Litovsk. Che è il confine della Bielorussia. Lì c'era il treno, cioè lì c'erano le stradone che poi riportavano in Italia. Significativo il discorso che quelli del Veneto, del Friuli, ne hanno fatti entrare dal Brennero, e quelli invece del Trentino, eccetera, no, che avrebbero dovuto entrare dal Brennero, quei valtellinesi, eccetera, li hanno fatti entrare da Tarvisio, perché non vedessero, perché si erano buttate al confine migliaia di persone, donne, madri, spose, eccetera, che sapevano del ritorno di questi ragazzi. E volevo notizie, sapevano che c'era stata una strage, c'era stato 3-4 ore, un disastro. 3-4 ore a Tarvisio, la stazione, 3-4 ore fermi, aspettare che venga verso sera buio, per l'impatto con la popolazione. No? Che non li vedessero? Perché là, per paesi che sta Sincini, il treno si fermava, c'era la gente così. Donne, ragazze che cercavano. Perché arrivavano con gli arti imputati, con le mani fasciate, con la testa fasciata, c'erano prigionieri, c'erano soldati feriti, c'era di tutto. C'era. Mi ricordo una vecchietta, aveva una borsetta in mano. Ecco, questo episodio. Che aveva di suo figlio, no? E io gli ho detto, dico, ma suo figlio di che divisione è? Lui della Giulia, e dico, guardi, non stia neanche a cercarlo, perché la Giulia non entra di qua, entra da allora questa borsettina che avevo, me l'ha data a te, mi ha detto, che ti faccia prova a te. Dentro c'era una bottiglietta di vino Clinton, c'era mezzo salame, un pacchetto di tabacco pinciato forte, che avevo prima qualità, un pacchetto di cartine, avevo un ciopa di pane,
Non è proprio fuori. Posso chiedere qualche la difficoltà di raccontare, cioè alla fine ha aspettato tanto per raccontare, come mai? Perché ho aspettato tanto? Non lo so. Io tutti gli anni che sono stato a zero, dove lavoravo nessuno sapeva il mio passato, non raccontavo mai a nessuno. Mi sono aperto dopo, andavamo su quando avevo cominciato a camminare. Adesso da Forcella Cinghiana c'è una mulattiera che va su Forte Ritti. Forte Ritti, più di mezzo. Sono tutte le fortificazioni. E parlando per strada almeno queste fortificazioni, ho iniziato a parlare di guerra almeno. Allora un amico dice, ma te devo? E dice, te parli adesso, perché? E non c'è chi di scrivere le tue memorie. E dice, anche perché è giusto scrivere, perché deve essere un monito per i giovani, se non sanno niente, insomma era tanto predicato che mi sono messo è nato quel libretto lì, se no sarebbe cosa da scrivere. Io ci credevo, mi sembrava nel mio inconscio tornare, essere considerato quello che era considerato, aver perso tutta la mia. Tanto sfiduciato che io non avevo nelle istituzioni italiane, non ho mai avuto tanta simpatia. Ma dopo vedendomi in quella cosa, mi ricordo una volta andarci per la strada, di domenica notte, ero stato al cinema e io, nella sala parrocchiale. Gli americani organizzavano feste da ballo da Villa Bresenea per andare giù una casella. Erano tutte le ragazze che io le conoscevo 3, 4, 5 anni prima. C'erano ragazzine, andavano le sole, tutta chiesa, monete, che vabbè. Erano davanti di me, queste ragazze cantavano canzoni sguaiate. Sigarette, le palme sono quelle lunghe in bocca, cantavano di quelle canzoni, burro re, burro resta, basta i soldi per far festa. E io, come non si muore. Avevo una bella fidanzata anch'io, sparita anche quella dei partigiani, i suoi amici mi ha portato via. La mia vita è tutto qua. Signora, vuole dire qualcosa? No, ho detto che se vero io come papà che sta in campo di concentramento, ma che sta anni senza parlare. Non si parlava. Infatti mio figlio dice, cosa ti raccontavo? Ma capito? Dopo piaceva quando raccontava, però da sta anni prima di raccontare. Non so perché mi raccontava. Perché io ho sofferto. Era una sofferenza raccontare, era una sofferenza. Io volevo sapere se si ricorda com'era l'equipaggiamento quando è nato in Russia, come erano vestiti. Come eravate vestiti? E dove? Quando siete partiti? Per la Russia. Per la Russia? Sarebbe da descrivere anche quello. Le pezze da piedi, sapete cosa sono? Cosa sono? I pezzi di stoffa di che avvolgevano le fasi. Il posto delle calze, ci ha dato un quadrato di tela di stoffa e quello funzionava. Si mette sotto, si esala sopra la scarpa e quello erano le nostre calze. Quello era. A 40 gradi sotto zero, tu capisci? E poi addosso invece le mutande lunghe
Io nella mia vita, neanche adesso, non ho mai portato un mutande lunghe. Come me l'andate, lo tagliate, e io l'ho ritirata, l'ho fatta tutta con le mutande corte. Vestire, passa montagne, sì. Io passo montagne. I guanti, almeno quelli. I guanti, e allora me l'avevo mandato a casa, prima della ritirata, avevo passato montagne. Il cappello l'ho salvato. E il cappello l'ho salvato di qui, l'ho messo dentro. In Russia qualcuno è riuscito a procurarsi i valinchi, quella specie di stivali di lana cotta che riparavano dal freddo? I famosi valenchi, quelli che avevano i russi, quelle scarpe. I valenchi che avevano i russi, no, loro avevano i scarponi che avevano fatto commissionato tra l'altro alle aziende calzaturiere della zona di Vigevano, era stato praticamente fatto un appalto e in previsione di andare sul Caucaso, quindi andare in montagna, ma non tenendo presente che si poteva star fermi tutto un inverno o due inverni nella steppa. Invece Reverberi, il comandante della Julia, chi era? Il comandante della Julia, della divisione Julia. No, Battisti era della Cuneense. Battisti era della Cuneense. Beh, comunque il comandante della Julia, Riccagno, aveva fatto fare, perché c'era stato un corpo di spedizione precedente che era andato giù, comandato dal generale Messi, praticamente pochi mesi dopo l'inizio dell'operazione Barbarossa, avviata dai tedeschi, no, di occupazione della Russia, Mussolini ha voluto mandare un corpo di militari scelti che accompagnassero e seguissero le operazioni e ne traessero poi i vantaggi se le cose andavano bene. E quindi in quell'occasione avevano saputo che i russi avevano questi famosi calciatori, eccetera. E Riccagno, prima, quando è arrivato l'ordine di partire con le divisioni alpine, aveva fatto fare dei campioni. Io queste cose le ho lette chiaramente, no? In memorie scritte da altri reduci, eccetera. Riccagno aveva fatto alcuni esemplari, eccetera, solo che poi, non avendo fatto l'appalto precedentemente, affidato i calzaturifici, avrebbero dovuto disdire e hanno lasciato perdere, ne hanno fatte solo qualche centinaio. Ecco, chi aveva quelli, oppure chi riusciva a sottrarli a qualche militare russo caduto, si salvava i piedi, perché era un feltro speciale che teneva il piede, intanto non costringeva il piede come invece gli scarponi facevano. Gli scarponi, non è che è passato il discorso che erano scarponi di cartone, non è che fossero scarponi di cartone, avevano la suola Vibram, eccetera, solo che si irrigidivano, cioè quando si bagnavano si irrigidivano e costringevano il piede dentro. Senza potere, non si levavano nemmeno più le scarpe, dormivano con le scarpe, con scarponi, perché si sgonfiavano. Bisognava rompere e strapparli. Perché non si riusciva a levare. E invece la cosa era appunto avere questi valenchi che erano questo feltro speciale che lasciava il piede libero, abbastanza libero, e nello stesso tempo ti tenevano caldo e ti proteggevano dall'acqua che penetrava, perché lì camminavi continuamente sulla neve. Sì, l'acqua cosa vuoi? L'acqua parla. Si va bene quando vedi camminare nella neve, quindi come adesso bagni in scarponi, gelati. Dopo nel disgelo. Dopo nel disgelo. Pensate, io ho fatto senza cappotto, quella cappotto che noi abbiamo la mantellina, ma la mantellina non
portata via quando ho subito a Hobbit il primo combattimento. Un po' di meno. La mandolina, come si fa nella Bibbia, allora si cerca di essere più liberi. Più liberi, mondo. Io ho fatto la ritirata con lui. Potevo procurarmi, io non ho mai avuto il coraggio di levarcela un morto per mezzo di me. Io ho fatto la ritirata, queste sono sacrosante parole. Ho fatto la ritirata senza cappotto, senza niente. Perché non me la sentivo di spogliare un morto per mezzo di me. Una volta trovo una coperta, siamo passati per un paese, passando vicino al Nisma, sento il chioccio di una gallina, Madonna, cerca di prendere questa gallina, no? Questa gallina si infila dentro in un pagliaio, in un buco che aveva, si vede che era il suo, la sua abitazione. E io provo ad andare dentro a chiudere da questo buco. All'inizio, ma poi il buco si faceva sempre più stretto, non arrivava. E allungando la braccia così, sento un qualcosa, un morbido, io cosa c'è qua? Come del pelo, era una coperta di là, una Madonna. Vedere questa coperta poteva essere, perché allora si faceva. Come fanno i messicani là? Un poncio, un buco al poncio. Che si tirano dentro, come la chiamano? Poncio. È il poncio. Poncio. Allora dentro per prendere questa gallina, la gallina aveva il buco piccolo e andava sempre di là, e trovo questa coperta, tiro fuori una bella coperta, me la metto in una spalla e cerco di filare, e passo vicino a un isma, perché c'era, diremo, le orme che si poteva passare per la mia, si cammina dove c'è passato. Vicino alla porta esce una donna russa e mi prende la coperta. Lei appoggiata alla porta e io di fuori. Io tiravo da una parte e lei tirava dall'altra. Accorgemi un'ombra che anche là sarà stato non so cosa. Vedere un'ombra così, mollare la coperta e abbassarmi giù e via, è stato un attimo. C'era un tedesco che veniva da dietro, perché si sentiva a parlare tedesco dietro in quest'isola di questa donna. Quello lì mi stava dando una pugnalata nella schiena, perché ho travisto un braccio alto così proprio dietro di me, e io sono scappato così e via. Non potevo lasciare le stelle, allora lì non potevo. Perché aveva la mano nera quando è arrivato nel villaggio dalla signora? Il racconto che ha fatto all'inizio. La mano, ma perché stava diventando nera? Sì, era nera. Congelato. Perché? Solo non era finito, era solo congelato. Congelamento. Congelamento. Inizia il congelamento, comincia a diventare nera. Cioè non circola più sangue. Sì, 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 sì. Va bene, quando mi sono svegliato, lei era ancora a fianco a letto, la seduta, mi sono svegliato, mi ha detto con tanti gesti, poche parole così, mi ha detto di non farsela, di lasciarla sempre così. Difatti io l'avevo sempre. E quando è arrivato a Genova e ha deciso di rimanere a Genova, quanti anni aveva? Quando sono andato a Genova? Sì. Quando sono tornato dalla Germania? 20 anni. 23. Già dal 46? Dai 46. 23-24 anni. Già dal 46 io ero da Germania. Nel 46? Sì, lui è del 22. Sì, sì, sì. Allora non c'era tessere, non c'era, sì, c'era le tessere del pane. Ah, sì. Ma bisogna avere la residenza per avere la tessera del pane. La residenza bisognava dimostrare che uno lavorava.
chi ti faceva la testa che tu lavoravi là? Perché allora là c'era caporalato e basta. Al mattino si sperimentava lì di fronte a queste macerie, la sera guardavano da demolire, alla sera ti pagavano, allora si andava a comprare quel pane nero che vendevano di contrabbando, questi vecchi con un banchetto dentro per i cagugini, e là si mangiava così. Comprava un po' di farina bella di contrabbando, si faceva la polenta con un po' di fuoco, dopo aver fatto la ritirata di Russia, la tragedia della Germania, essere ridotto, come facevo io a volere bene alla mia patria? Ma quale patria? Quella è patria. Difatti la voglio anche adesso. Dicono quello che vogliono, sei un disfattista, sei giusto. Io sono quello che sono e non mi vergogno di esserlo. Ma quale è il fatto? Quando è stato catturato dai tedeschi dopo aver passato il fiume, l'avevano scambiato da un partigiano? O per quale motivo l'avevano deportato, insomma? Quando a Bressanone, no? Quando ti catturano, cioè dopo l'8 settembre i tedeschi occupano tutta l'Italia fino al fronte, fino a dove sono arrivati gli alleati. E quindi tutti i soldati che prima combattevano alleati tedeschi vengono caricati sui treni e portati in Germania in campi di concentramento. Sono quasi 750.000 soldati che vengono deportati, internati in campi di concentramento. E come mai in Lituania, così lontano? Era Prussia. Siamo a in che zona della Lituania? Einstein, vicino. Dove c'è Kalini, era Kaliningrad, Königsberg, la città di Kant, no? Lì vicino. Quella era un'enclave tedesca, c'era tutta la penisola che andava su, era la Prussia orientale. E c'era un campo dove prima c'erano stati i russi. Ha detto che avevano distrutto anche la paglia i russi, erano proprio sminuzzati. Sapete che i russi erano trattati da cani, da campi di sacramento. Come bestie, insomma, cioè i tedeschi consideravano gli slavi subuomini, no? E quindi li trattavano come animali. Devi trancare bestiame. È stato lungo il viaggio per arrivare su a. Una decina. Cambio di temperatura, di clima, di tutto. Hanno aperto i vagoni vicino al campo di concentramento. Nessuno era più capace di scendere. Eravamo i tedeschi ci hanno lasciati là fermi, sono stati fermi un paio d'ore, finché dopo piano piano, uno aiutando l'altro che va bene, abbiamo fatto tutta questa processione di ubriachi per andare nel campo di concentramento. Era vuoto? Cioè non c'erano già più i russi? Vuoto. Era vuoto il campo. Era stato evacuato dal di Diego, che c'erano 10.000 prigionieri russi. Difatti noi siamo stati dentro sulle baracche sue, direi, che c'era ancora la paglia in terra dove dormivano loro, che ormai era diventata polvere, si può dire, tutta paglia. E noi ci siamo buttati là a dormire, i nostri letti erano lì, tutta questa paglia frantumata. E lì c'era anche Rigonister. Dopodiché lui viene spostato verso Zwickau, nel filmato c'è anche una cammina che rappresenta il passaggio. E Rigonister va verso la zona di Laghi Mazuri, più sotto, in Polonia, è spostato dall'altra parte.
Sì, è stata quando ci siamo staccati. Sì, quando vi hanno diviso. Erano selezionati a seconda poi anche della condizione fisica, quindi chi era in grado di lavorare li hanno mandato in un campo di lavoro. Lui era l'Auto Union, l'Auto Union è l'Audi, l'Audi c'è ancora spiccato, l'Audi. Eravamo tutti in fila, che aspettavamo di imbarcarsi sul treno, sui carri bestiame, in binari morti, là. Allora c'era la rete che delimitava, diremmo, il territorio della ferrovia, la rete di protezione. Sopra questa rete all'esterno si erano appiccati tutti quei fagioli, quei grossi fagioli. Cioè i ferrovieri si fanno l'orticello. E io ho appoggiato a questa rete così e lavoravo con le mani e mi riempito le tasche. Poi abbiamo preso il treno, dentro sul treno comincio a mangiare questi fagioli. Era giorni che non mangiavamo più. Ho mangiato una pacciata di fagioli crudi. È venuto un intestino di stomaco, credevo morire. Proprio avevo una, mi dico qua ci lascio la pelle, non mi ha ammassato nessuno, mi ha ammassato, sono tutti piccoli particolari che fanno da ridere, chiudiamo qui e spero che no, la lezione che ci ha dato Marco questa sera sia una lezione che ci resta. È uno ormai uno degli ultimi testimoni in grado di parlare, perché poi ce ne sono altri, ma purtroppo chi ha subito condizioni di vita che lui ha descritto oggi non è che se la passi tanto bene oltre i 90 anni. Quindi dobbiamo ringraziarlo e soprattutto ringraziarlo per il lavoro che lui fa, che ha fatto con le scuole. E lui si è fatto 10 anni, no? 10 anni di lezioni nelle scuole, per 10 anni si è andato, dal 2000, da quando è uscito il libro. Per 10 anni lui ogni anno si è fatto 3. 10 anni. E quindi ha lasciato, direi, un ricordo e una memoria importante. In molte scuole tornava anche l'anno successivo, ma chiaramente cambiavano le classi, per cui non c'era problema, però allora ero più giovane. Però era più giovane. La lingua più sciolta, i ricordi più precisi. Sì, comunque dai, hai lasciato tanto la memoria. Non hai perso tanto la memoria. Non buttarti giù, non buttarti giù. Sembra che sia 20 anni del massimo. Ma difatti i medici all'ospedale di Treviso hanno diagnosticato che lui ha un fisico di 70 anni. Cioè abbiamo confrontato le nostre analisi cliniche con le sue. Cioè noi abbiamo chi ha problemi di cuore, chi ha problemi di diabete, chi ha problemi. Lui non ha un parametro fuori posto. Quindi ha diagnosticato un fisico del 70. Come si vede estremamente. Cioè un colpo così che ha preso. C'è una macchina che ti investe in pieno, ti fa, ti alza e tu cadi sopra la capota e scivoli a terra e batti la testa su un spigolo del marciapiede, una cosa così a 90 anni normalmente H20 chiude. Succede, è vero,
cioè un giovane magari che batte la testa ci lascia a pelle ancora più facilmente. E, però lui, voi sapete che... ma la testa... Però ha qualche disturbo e... Non è a posto di quello adesso. Vabbè, comunque va bene. Va bene. Ringraziamento a tutti. Yeah.
in ricordo di ognuno dei tanti.